Lo conoscete tutti, Corrado Augias, lo invito a salire sul palco. Grazie. Chiedi dov'è David? Davide. David, dov'è? Cerchiamo Davide. C'è Davide? È lì ah, Davide. Ecco. Mi ero preoccupato. Bene. Buon ascolto a tutti. Grazie. Dunque, buonasera. Devo essere spiccio perché sono le 4 in punto, quasi. Abbiamo pensato con Arianna di fare così. Una chiacchierata di circa 30-35 minuti e poi, con molto piacere, colloquio, dialogo, domande, anche domande polemiche, quello che volete, dissenso e consenso. Tutto è benvenuto se serve a chiarire, a discutere, a scambiare idee. Io devo parlare di una cosa molto complicata che vorrei dividere in due parti. Una prima parte riguarda in generale quello che vuol dire oggi in Italia un papato come quello di Bergoglio e la seconda parte quello che vuol dire non in generale ma in particolare per noi cittadini di questa Repubblica un papato come quello di Bergoglio. In generale le cose stanno così. Poche ore, minuti dopo che eravamo nel marzo del 2000, non voglio dire 13, eravamo il 13 marzo del 13, 13-3-13, una data carina, e quando si chiese a Bergoglio testé eletto che quale nome pontificale volesse assumere, lui rispose Francesco. Da quando è morto Francesco d'Assisi qua vicino, che era il 1226, si sono succeduti sulla cattedra di Pietro circa 90 papi. 90 papi. Nessuno aveva mai scelto come nome Francesco. Si può capire. Francesco, prima di essere fatto santo rapidamente, subito dopo pochi anni, due credo, dopo la morte, aveva rischiato, era stato sull'orlo dell'eresia e dunque per la severità della regola che aveva disegnato per il nuovo ordine. Dunque, seguire Francesco non è mai stato molto facile, anche se oggi i francescani hanno molto attenuato quella regola. Già Francesco l'aveva attenuata di suo per poterla far approvare dal Papa, ma poi dopo col tempo si è diluita. Tuttavia c'è una differenza tra i francescani e i gesuiti dai quali proviene, dalle cui fila proviene Bergoglio. I gesuiti sono stati, è inutile che lo dica, lo sapete tutti, accenno solo, sono stati tante volte accusati nel corso dei secoli di essere doppi, troppo intellettuali, troppo lontani dal Vangelo soprattutto. È esattamente quel Vangelo al quale invece il gesuita Bergoglio insistentemente si richiama. Ecco, quindi vedete già in questi primi tratti che ho cercato di disegnare come questa figura si presenti complessa, ma oltre che complessa si annuncia foriera di molte novità se pensiamo a quello che ha fatto e a quello che ha annunciato di voler fare. Intanto ha ribaltato la curia, approfittando della mossa geniale del suo predecessore Papa Ratzinger, che avendo capito per età e per temperamento e per stato di salute che non sarebbe mai riuscito a risanare un papato diventato, sono parole di Francesco, la lebbra della corte del papato, Non potendo riuscire, disperava delle sue forze, ha fatto quella che si può definire una mossa di lotta giapponese. Invece di contrastarle, si è tirato indietro, come si fa nel judo. Si è tirato indietro e si è tirato dietro, cadendo lui, tutti quelli della corte. E così ha facilitato il compito al suo successore,
che si è sbarazzato rapidamente in primo luogo del segretario di Stato, dell'ex segretario di Stato Bertone, il quale adesso si sta allestendo un attico di 700 metri quadrati nella... E a proposito del quale vale la pena di riferire un messaggio che... Perché smentendo che il suo attico sia di 700 metri quadrati, ha detto poco più della metà, che è già, insomma, questa sala saranno 400 metri quadrati più o meno. Ecco, un appartamento così è sufficiente per un celibe, no? per uno scapolo. Però smentendo quella cosa ha detto una frasetta insinuata, non l'ha smentita, una frasetta velenosa, dicendo: la presunta esiguità dell'appartamento dove vive il Papa. Presunta esiguità. Si dice che Francesco viva in una bicamere di 70 metri quadrati. Bertone l'ha messo in dubbio. Questa è una cosa, sentite quello che dico, questa è una cosa che avrà un seguito, non subito, tra un po'. Perché cose del genere su un Papa come Francesco non si possono dire impunemente. Allora dicevo, e torno, scusate la parentesi, ma questa cosa era l'altro ieri, mi ha proprio sorpreso. E, ha rivoltato la Corte, ha messo a soqquadro la Banca Vaticana, lo IOR, famoso autore di tanti scandali, nel quale si sono consumati tanti scandali negli anni passati, per ragioni alle volte nobili, vogliamo dirle nobili, alle volte ignobili. Tra quelle nobili ci metto perfino tutto il traffico di denari organizzato sotto il papato di Wojtyla, fatto santo l'altro giorno, il quale fece affluire una quantità di denaro in quella banca per finanziare il sindacato polacco Solidarność, per via che voleva abbattere il regime comunista in Polonia e negli altri paesi dell'Est Europa. Insomma, questo possiamo considerarlo un fine politico, ma un fine politico di una certa altezza. Poi ci sono stati proprio dei traffici spaventosi che invece non merita di ricordare. Ecco, dicevo la Curia, dicevo la banca e dicevo anche alcune aperture in quel campo delicatissimo che adesso è all'attenzione non soltanto del mondo religioso, ma anche di tutti noi, che riguarda quei diritti detti della bioetica, e cioè la nascita, la morte, le malattie, fino a che punto protrarre le cure, fino a che punto le unioni di fatto sono concepibili da un punto di vista religioso, fino a che punto le unioni di fatto omosessuali possano essere tollerate o addirittura riconosciute, e tutta quella materia che è quella venuta alla luce di recente e che è tutta in una fase di ebollizione. Tra l'altro, molti di voi saranno cattolici sicuramente, attiro la vostra attenzione, dei cattolici in particolare, sul fatto che le dispute di tipo religioso non riguardano, come accadeva nei primi tempi, nei primi secoli addirittura, dopo la nascita di questa religione dal tronco fecondo dell'ebraismo, non riguardano più, come succedeva allora, dogmi di fede. Nessuno discute più della natura di Gesù, se era unica, doppia, se era uomo o Dio o tutte e due. Nessuno discute più della verginità della Madonna. Insomma, tutti quei dogmi religiosi, io dico dal mio punto di vista, dei miti, quei miti che importanti per costruire una religione. No, oggi si parla di problemi pratici. Un malato terminale, fino a quando devo insistere con le cure, devo dargli l'ossigeno e la morfina e tenerlo in vita, anche se chiaramente quel povero sventurato non si riprenderà più, o no? Oppure è lecito che io chiuda l'ossigeno e sospenda la morfina? Insomma, cioè cose, domande molto pratiche, che da una parte va anche bene che una religione si occupi di questo, dall'altra parte però vi fa capire come
il livello della discussione sia diventato, direbbe Nietzsche, umano, troppo umano. Di questo si occupa il Papa. Ed è giusto che sia così. Di altre cose si è occupato, per esempio, lui tornando una volta da un lungo viaggio in aereo, disse: se una persona è gay, si deve distinguere, perché se è gay, chi sono io per giudicarla? Era la prima volta che un papa diceva una cosa del genere a proposito dell'omosessualità. Invece, in un'altra occasione, qualcuno gli ha fatto capire che forse, perché questo Papa Francesco ha più nemici dentro il Vaticano che non fuori. Vedete che tutti i sondaggi fatti in Italia dicono che addirittura una percentuale dell'85% degli interpellati, 85%, sembra di stare in Corea del Nord, 85% sono favorevoli, me compreso, all'azione di Papa Francesco. Dentro il Vaticano no, non è così. Dentro il Vaticano sappiamo da tante cose che lui ha molte persone che sono contrarie alla sua azione giudicata troppo veloce e troppo avanzata. E dunque il povero Bergoglio deve stare anche attento a quando fa queste aperture. Difatti, per esempio, in un'altra occasione, parlando nel gennaio di quest'anno, ha incontrato tutto il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Ecco, all'inizio di questa chiacchierata dicevo che il Vaticano è anche uno Stato sovrano, tanto è vero che ha un corpo diplomatico, come tutti gli Stati, accreditato presso, e che il Papa una volta all'anno riceve, come un sovrano. È la stessa cosa che fa la regina Elisabetta in Inghilterra, una volta all'anno riceve, o il Napolitano al Quirinale, una volta all'anno i capi di Stato ricevono il corpo diplomatico. Allora, a gennaio ha detto: desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell'aborto, o che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti, o fatti oggetto di mercato in quella tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani. Va benissimo, siamo tutti al suo fianco, salvo che, mentre offendere o violentare l'infanzia non c'è dubbio che sia un delitto contro l'umanità, non tutti sono d'accordo che sia lecito equiparare in maniera così parapara lo sfruttamento, la prostituzione, la tratta dei bambini con l'aborto. Perché l'aborto di una donna è una tragedia quasi sempre, a parte alcune sciagurate, ma è una tragedia per la donna che va a fare un aborto. Quindi, alle volte l'aborto è drammaticamente motivato da ragioni personali molto forti. Quindi non si può dire una cosa del genere tout court. Tantomeno si può dire equiparare i bambini a quel grumo di cellule, diciamo la verità, che è un feto nelle primissime settimane dopo il concepimento. Un bambino è una cosa, delle cellule sono un'altra cosa. Lì, dal punto di vista religioso, si dice: quando il gamete e l'ovulo si incontrano, lì c'è la vita, lì c'è un essere umano. Da un punto di vista laico si dice: perché si possa parlare di essere umano, ci deve essere almeno un embrione di sistema nervoso centrale. Se non c'è neanche quello, bisogna parlare di cellule. Allora, anche qua il Papa è stato... C'è chi dice che questa frase, così apparentemente, in realtà sia stata detta perché Bergoglio deve stare attento a non andare troppo avanti per non farsi troppi nemici all'interno. Un'altra cosa che si può dire è la sua netta opposizione, ribadita anche di recente, al sacerdozio delle donne. Voi sapete, il sacerdozio riservato agli uomini come segno di Cristo sposo che si consegna nell'Eucaristia è una questione che non si pone in discussione.
Qui lui ha chiuso col catenaccio proprio, non me ne fate nemmeno parlare. Voi sapete che nel cristianesimo primitivo c'erano addirittura delle donne episcopoi, cioè vescove, che vuol dire capo di una comunità, oggi si dice capo di una diocesi, allora nel secondo secolo, nel terzo secolo possiamo dire capo di una comunità. Poi però le donne sono state progressivamente allontanate dal sacerdozio essenzialmente per due ragioni. La prima è che le donne hanno le mestruazioni e l'idea che una donna mestruata maneggiasse l'ostia consacrata è risultata per molto tempo intollerabile. Voi sapete tutti, noi sappiamo tutti quali pregiudizi, miti, stregonerie hanno accompagnato nei secoli il periodo del ciclo a manifestazioni quasi demoniache, oggi non ci si crede più, ma insomma resta quella aura. La seconda ragione è che le donne hanno la curiosa abitudine di restare incinte e quindi una ministra della fede che restasse per combinazione incinta, insomma, porrebbe qualche problema. Che facciamo? Non mi veniva in mente un paragone con le ministre, non della fede ma del governo, ma quello è un altro discorso. Insomma, ci sono delle ragioni tradizionali, ma non secondarie, a parte le superstizioni sul periodo mestruale, ma non secondarie alle quali la stessa ragione per la quale i sacerdoti maschi non possono sposarsi, al contrario di quanto accade in molte confessioni cristiane. I sacerdoti maschi non si possono sposare perché, non oggi magari, ma in tempi passati, avendo figli legittimi, legittimati dal vincolo, magari il figlio, quando i sacerdoti avevano, o i vescovi avevano proprietà, castelli, erano principi vescovi alle volte, allora magari il figlio legittimo diceva quelle terre su quel colle le voglio io in eredità, e così si smembrava il patrimonio della Chiesa. Sono cose del passato, ma che hanno una loro pigrizia, una loro permanenza fino a oggi. Devo affrontare subito la seconda parte per restare nei tempi che ci siamo prefissati. Quali conseguenze avrà questa azione di Bergoglio, che dunque vediamo avanzatissima sul piano sociale, avanzatissima? Chi fosse interessato, andate in libreria, comprate un librettino, costa 3 euro, che si chiama Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Contiene un vero e proprio programma di governo del Papa ed è molto bello, sono un'ottantina di pagine, è un libretto piccolo, edizioni San Paolo, ed è molto interessante. Chi è interessato alla... Quante ne vuoi fare? Sono sempre uguali, no? La mano un po' più alzata, un po' più... No, è che quella tua macchina, adesso ti do un consiglio, fa un rumore d'inferno, sì. Ti devi comprare una di quelle macchine silenziose. Dunque, no, scusa, sai, magari ho interrotto il lavoro, ma tanto ce n'hai 40, quindi ha voglia, puoi andare avanti un pezzo. Un librettino, dicevo, dove il Papa Bergoglio espone il suo programma di governo e che fortemente vi consiglio di leggere chi è interessato all'argomento. Italia. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo Papa? Noi usciamo da un periodo in cui i vescovi italiani sono stati guidati da un cardinale di mente sopraffina, ma anche lui poco ha a che vedere col Vangelo, che si chiama, è ancora tra noi, si chiama Ruini, Camillo Ruini. Camillo Ruini è un uomo, è un politico all'altezza di un Bellarmino, cioè un calcolatore gelido di vantaggi e svantaggi per la Chiesa, intendiamoci bene. Ma in questo arriva fino...
Camillo Ruini è quello che non volle che si aprissero le porte della chiesa quando, vi ricordate, Pier Giorgio Welby, che stava immobilizzato da anni a letto, morì e voleva i funerali religiosi, e Camillo Ruini volle che si tenessero chiuse, per cui i funerali, io c'ero, vennero celebrati sulla piazza, era di gennaio, un freddo cane, e volle i funerali perché l'apertura delle porte della chiesa per accogliere l'uomo che aveva voluto morire non potesse sembrare un segno di cedimento nei confronti del testamento biologico, della cessazione dell'accanimento terapeutico e di tutte quelle cose di cui parlavamo prima. Veniamo da quel periodo lì, veniamo da un periodo in cui un uomo chiaramente blasfemo e chiaramente disinteressato a ogni esperienza religiosa, come l'ex presidente del Consiglio, oggi pregiudicato, veniva tuttavia accolto con favore in cambio di quello che astutamente il pregiudicato prometteva. Dunque siamo ai limiti di quelle parabole evangeliche dove il fariseo veniva cacciato a calci dal tempio perché non si compra la benevolenza di Dio con il denaro, è vero? Ecco, invece veniamo da quel periodo là in cui molto è stato tollerato. Sicuramente questo non è più il caso. Non è più il caso. Sicuramente questo Papa ha tagliato e taglierà con queste intromissioni plateali nella vita pubblica di questo Paese, anche se lui ha detto, in quel libretto che vi dicevo al punto 182, i pastori, accogliendo gli apporti delle diverse scienze, hanno il diritto di emettere opinioni su tutto ciò che riguarda la vita delle persone, dal momento che il compito dell'evangelizzazione implica ed esige una promozione integrale dell'essere umano. Non si può più affermare che la religione deve limitarsi all'ambito privato e che esiste solo per preparare le anime per il cielo. Quindi, come vedete, Bergoglio rivendica il ruolo pubblico delle religioni. Tuttavia, io credo, da quello che ha detto e fatto finora, che si asterrà da quelle intromissioni anche volgari. Diciamo, ripeto, io non sono cattolico, ma quelle veramente avvilivano la Chiesa, quelle intromissioni. Se fossi stato, molti cattolici, difatti, si sono ribellati a quella roba. C'è stato un cardinale che, quando il pregiudicato ha raccontato una bestemmia, una barzelletta che conteneva una bestemmia, si è rifiutato di condannarlo dicendo anche le bestemmie vanno contestualizzate. Se io fossi stato cattolico lo avrei affrontato a viso dicendo: Eminenza, ma che cavolo dice? Scusi. E allora Bergoglio sicuramente. Però Bergoglio, attenzione, è un sovrano e l'Italia è doppiamente legata alla Santa Sede come Stato da due trattati che si chiamano concordati, uno dei quali risale al febbraio del 29 e venne firmato da Mussolini, e l'altro risale al 1984 ed è stato firmato da Craxi. Sono due trattati, i trattati internazionali si chiamano trattati internazionali, i trattati dove uno dei due contraenti è la Chiesa e la Santa Sede, perché la Santa Sede è una cosa, la Chiesa Cattolica è un'altra cosa, mi sbaglio sempre, uno dei quali è la Santa Sede, si chiamano concordati. Ora, in questi due concordati ci sono tutta una serie di vincoli ai quali la Repubblica, prima il Regno d'Italia nel 29, oggi la Repubblica, si è impegnata. E allora, insomma, vero che la Costituzione dice che la revisione dei concordati non implica modifica della Costituzione stessa? È il famoso articolo 7 della Costituzione. Non implica modifica costituzionale rivedere i concordati, però bisogna trovare una maggioranza politica che sia disposta a farlo.
E questo, con l'aria che tira, come voi capite, non è facile. Allora, lì sarà il limite contro il quale, uno dei limiti contro il quale Bergoglio si troverà a urtare. Il fatto che ci sono Bergoglio e i presidenti del Consiglio della Repubblica, sia chiaro, il fatto che sono stati stabiliti tutta una serie di vincoli reciproci, per esempio quello dell'8 per mille, ognuno di noi che fa la dichiarazione dei redditi può destinare l'8 per mille del suo imponibile a 8 soggetti che sono indicati in fondo al modulo, uno dei quali è la Chiesa Cattolica. Qual è il meccanismo però? Il meccanismo astutamente studiato da un giovane e brillante consigliere di Craxi, dell'allora Presidente del Consiglio, che si chiama Giulio Tremonti, è questo. Alla fine di tutti questi, io li do alla comunità ebraica, quello li dà ai valdesi, quell'altro li dà ai cattolici, li posso dare allo Stato, si possono dare a 7-8 diverse destinazioni. Alla fine una parte piccola dei contribuenti ha indicato una destinazione. La maggior parte o pigri o nel pensiero che non indicando nessuna destinazione si risparmia l'8 per mille, non indicano nessuna cosa. Errore, perché sia che sia indicato, sia che non sia indicato, l'8 per mille viene prelevato comunque. Solo che se è indicato va là dove è stato indicato. Se non è indicato va in un monte complessivo, attenzione, la cosa è complicata, va in un monte complessivo che poi viene ripartito in proporzione alle cifre che sono state indicate. Non so se mi sono spiegato. È chiaro, no? Per cui, siccome la Chiesa Cattolica prende la maggior parte delle indicazioni, prende anche la maggior parte del monte dei non indicati. Questa è una cosa ingiusta, perché i non indicati, ammesso che si voglia prendere, dovrebbero andare allo Stato. Ci facciamo una scuola, miglioriamo un ospedale, compriamo delle macchine per la fisioterapia, che ne so. Ecco, invece no, vengono ripartiti. Questo Tremonti, che in queste diavolerie è imbattibile, fece sta cosa e quella cosa abbiamo. Modificare questo meccanismo. D'altra parte voi sapete, adesso qui, no, c'ho 3 minuti, pensate come, chiudo con questa che insomma è una storia di alleggerimento, pensate com'è complicata la nostra storia collettiva di tutti noi. Questo 8 per mille andò a sostituire la congrua. Qualcuno di voi ha sentito parlare della congrua. La congrua era una specie di stipendio che il Regno d'Italia e poi la Repubblica dopo il 1946 passava ai sacerdoti, ai parroci, come indennizzo di quello che è dell'espropriazione dei beni ecclesiastici che era accaduta nel 1861-1870. Ecco, vedete come tutto risale, rimonta verso il passato, per cui insomma, quando si dice che governare questo paese è molto complicato, non dipende soltanto dal nostro carattere, che siamo così bizzarri, ma dipende anche dal fatto che abbiamo avuto una storia intricatissima. Anzi, come diceva Benedetto Croce, e qui chiudo, e la citazione è bella, abbiamo avuto troppe storie per poterle racchiudere in una storia sola. E tra queste troppe storie fa parte anche, non c'è più, fa parte anche la storia della Chiesa Cattolica. No, non facciamo gli applausi. Dunque, sono le 4:30, siamo in tempo, adesso c'è un microfono da qualche parte, eccolo là, la gentile signorina, come si chiama? Sara. Non sento. Sara. Mara. Sara.
Sara, Sara, moglie mia, se lo ricorda il grido della Bibbia, sì. Allora, parliamo. Ecco, parla quel signore lì, Sara. Sara? Sì. Saro. Allora, sull'8 per mille... Ma lei come fa ad avere il microfono? Non stava lì? Ah, dato, ce ne sono due. Me l'ha dato Saro. Saro. Vada. Dicevo, sull'8 per mille si può abbastanza disquisire, anche perché molte firme non vengono messe attraverso la compilazione dei modelli fiscali e attraverso i patronati, che gestiscono gran parte anche delle dichiarazioni dei pensionati, i quali vanno lì e probabilmente non mettono nessuna indicazione. Però volevo chiederle, lei ha fatto un libro con Vito Mancuso. Sì, signore. Tra qualche giorno, mi pare, poi domani, c'è il Festival delle Religioni a Firenze. Sto parola festival, del resto poi anche un po' particolare. Volevo chiederle, tra Cesare e Dio, che è il tema, dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Ecco, lei che cosa darebbe a Dio, visto che non... Lei che cosa? Darebbe a Dio, visto che non è un praticante o non cattolico. Rispetto allora, anche a quel libro che avete fatto insieme, che è un bellissimo libro. Grazie, sì. Grazie Saro. Silvio, si chiama Silvio. Pensi Silvio, che nella sua spudoratezza, pensi lei la mentalità, lui è arrivato a dire un giorno, qualche anno fa, non l'ho mai dimenticato perché mi sembra di una volgarità, io mi chiamo Silvio perché i miei genitori mi hanno concepito in un prato. Ma lei si rende conto? Silvio. Vabbè, glielo perdono. Dunque, lei mi ha fatto due domande. Quella dei patronati non la sapevo, non ci avevo... Francamente non ci avevo pensato. È possibile che questo avvenga e che... Del resto, guardi, ci sono molti pensionati così un po' vacillanti che vengono, poverini, sfruttati in tanti modi, anche al momento del voto, oppure dalle stesse famiglie, insomma. Sono cose purtroppo andrebbero evitate, ma non si può, è difficile. Per quanto riguarda invece a che cosa darebbe a Dio un ateo, quale io sono, cioè io non so se sono, francamente non ho capito bene se sono ateo o no. Sicuramente non credo alle religioni né alle tre monoteiste, ebraismo, islam e cristianesimo, sono costruzioni geniali, intellettualmente complessissime e molto belle, con degli aspetti molto belli, che servono anche a migliorare le persone, in qualche caso. Però non posso aderire ad una confessione. Però questo non vuol dire che io non abbia un sentimento della divinità. Per esempio, a me piace molto Spinoza quando dice Deus sive natura, che non è il panteismo classico dei greci, è un'altra cosa. Deus sive natura è vedere la meraviglia che spesso ci... anche gli obbrobri alle volte, ma insomma... Uno, per esempio l'Umbria è ancora una regione per molti aspetti meravigliosa in quel senso. Credo che sia dovuto anche al fatto che gli Umbri, io ho casa vicino Todi, quindi nessuno si scandalizzi, gli Umbri sono lenti e questo li ha salvati dalle accelerazioni eccessive del mondo moderno. Ecco, vedere quelle meraviglie e sentirsi invasi da un senso di partecipazione a quello che chi ha fede chiama il creato e che noi chiamiamo la natura, quello è una forma di spiritualità. Un'altra forma di spiritualità, facilitata dall'età avanzata, è un senso di misericordia verso gli altri. Le posso assicurare, io vengo coperto spesso di ingiurie, soprattutto da parte di certi giovani aderenti a certe formazioni politiche. Ecco, non riesco a odiarli, diciamo. Non,
cerco di capirli, non voglio sembrare un San Francesco, sia chiaro, però ormai capelli bianchi, no? Quello, ecco, quello lo apparento ad un senso di cercare di capire. Se le devo dire la verità, gli esseri umani spesso, compartire da me stesso, mi fanno pena, perché li vedo così, no? Mortali. Vedo quelle fotografie, vedo certe fotografie di corsi di baldi militari o di liceali prestigiosi e dico, ecco, oggi questi sono tutti morti. Lei capisce, perché sono foto magari del 1890. Basta un pensiero così e uno si sente invaso da un senso di fraternità. È parente della spiritualità? Non lo so, insomma, è un po' ambigua. Andiamo avanti. Buongiorno, io volevo tornare al discorso sulle ingerenze. Allora, una delle ingerenze della Chiesa nella vita pubblica e quella in ambito scolastico è il fatto che gli insegnanti di religione sono ancora nominati dalla Chiesa invece di accedere attraverso un concorso pubblico. Secondo lei Papa Bergoglio sarà aperto a cambiare qualcosa in questo campo o è troppo difficile intaccare questo privilegio? È difficile. La cosa degli insegnanti di religione è un tema delicatissimo e complicato. Anche quello deriva dal concordato. Dal concordato dice che l'insegnamento della religione cattolica, che poi qualche insegnante più di apertura e anche di cultura, perché un conto è insegnare il catechismo, un conto è insegnare la storia della spiritualità umana, che richiede molte letture, molta competenza, molta passione, è difficile. Quindi, anche per difficoltà o pigrizia, molti si limitano a insegnare il catechismo. Allora, dicevo, il concordato dice che per insegnare la religione cattolica nelle scuole di Stato pubbliche ci vuole il beneplacito dei vescovi. È di un paio d'anni fa il caso di una insegnante di religione che, avendo avuto un bambino senza essere sposata, fece scandalo la cosa, venne immediatamente dal vescovo allontanata dalla cattedra. Ecco, ma questa cosa degli insegnanti di religione viola anche un articolo della Costituzione che dice che l'insegnamento è libero, l'insegnamento deve essere libero. E poi c'è un tiro, è libera, ne è un'altra cosa che mi dimentico. Insomma, il concetto è che l'insegnamento deve essere libero. Ora, l'insegnante di religione non è libero, perché se un insegnante di religione si facesse convinto, in propria e netta coscienza, che Gesù, che la dizione dei Vangeli, che Gesù ebbe quattro fratelli e almeno due sorelle, perché adelfes in greco è al plurale, sorelle, quindi sono almeno due, se si facesse convinto che si parla veramente di fratelli e di sorelle, non lo potrebbe dire perché il dogma non glielo consente. Allora questo è una forte limitazione a quella libertà di insegnamento che la religione e che la Costituzione garantisce. Salve. Lei ha detto prima di non riuscire a, insomma, ad essere credente. Le volevo chiedere, se non è una domanda troppo personale, qual è il limite più grande del, appunto, nella religione per come oggi, oppure qual è il limite che non... Che tipo di limite? Non lo so, il limite dogmatico che non riesce ad accettare o... Ah. Insomma, se non è una domanda troppo personale, perché... Guardi, come si chiama lei? Nicolò. Gigolo? No. Nicolò. Nicolò. Scusi la facile battuta. C'è quel film molto carino di Woody Allen, Turturro, sì. Qual è il limite? Guardi, la domanda è complicata, ma la risposta può essere semplice. La fede è fede. Punto. Io davanti a chi crede non ho nulla da dire.
se uno crede, crede. Quando Benedetto XVI, Ratzinger, si affaticava a dimostrare la coincidenza tra fede e ragione, secondo me faceva una fatica inutile, a parte che è difficilissimo, ma faceva una fatica inutile perché chi crede, crede. La Madonna è stata assunta in cielo. È una cosa, anche Romolo è stato assunto in cielo. Tanti eroi greci sono stati assunti in cielo. Se lo prendiamo in senso metaforico, vabbè, ma se lo prendiamo in senso fisico, lei capisce bene che crea qualche imbarazzo. Via, via, io ci credo, punto. Non si discute, che vuoi discutere? Allora, chi ci crede, ci crede. Chi non ci crede, non ci... Scusi l'ovvietà della risposta, ma chi non ci crede, non ci crede. Io non arrivo a crederci, non posso impedirmi di pensare che non rientra nei limiti, limiti, questo sì, limiti stretti dell'umana ragione in generale e della mia in particolare, addirittura molto più stretti. Però io non... La Madonna Vergine postpartum, non posso crederci, è fisiologicamente impossibile. Nel Medioevo si ponevano questa domanda. E di fronte al dogma della verginità perpetua di Maria dicevano: ma il bambino da dove è uscito? E sono arrivati a dire: dall'orecchio. A Recanati, quando va a Recanati, patria del nostro amico Giacomo, c'è una cripta dove c'è un affresco che mostra per l'appunto il bambino Gesù che esce dalla direzione dell'orecchio di Maria. Voglio dire, quelle sono cose goffe, alto medievali, dove si cercava di ridurre alla razionalità umana delle cose che non possono essere ridotte. Difatti, quando ho fatto il dialogo con Marco Vannini, che è un marianologo, che è un mistico, i mistici sono delle persone un po' dentro e un po' fuori il cristianesimo. Io non li conoscevo, francamente, prima di aver parlato con Vannini. Ho parlato con Vannini ore e ore. Abbiamo fatto sto libro su Maria. I mistici sono interessanti. Sono interessanti. Se lei è interessata a queste cose, legga sto libro su Maria. Rizzoli. È un piccolo spot, ma me lo perdonerà. Perché i mistici riconducono queste cose in una dimensione spirituale. Le faccio un esempio. È stata Pasqua pochi giorni fa. Dopo 3 giorni Gesù risorge dalla tomba, dopo essere stato straziato in quel modo, e sta 40 giorni, poi viene assunto in cielo. Questa è una cosa, i mistici dicono: attenzione, noi non crediamo che lui sia risorto col corpo dalla tomba. Noi crediamo un'altra cosa, che il peso, l'importanza di ciò che ha detto e fatto è tale per cui quando lui ha detto io sarò sempre qui con voi, non voleva dire corpo, gambe, piedi, funzioni fisiologiche, no, voleva dire io ho detto e fatto cose per voi tali che ogni volta che qualcuno di voi avrà bisogno di me sappia che io sono lì accanto a lui. A me questa spiegazione, le dico la verità, che è una spiegazione mistica, mi piace, a me piace. Mi piace più di quell'altra che è un po' infantile, francamente. Non voglio offendere nessuno, ma... Buonasera. Salve. Le volevo chiedere un chiarimento sulla sua posizione riguardo la distinzione fra cellule e bambini, che mi è sembrata... Dal posizione? Cellule-bambini, che mi è cellule sembrata... Cellule-bambini, sì. Che mi è sembrata un po' manichea, chiedendole... Secondo lei dobbiamo accettare che l'aborto sia, che la legge sull'aborto sia la salvaguardia della libertà della donna che commette un delitto che non viene punito,
o dobbiamo ritenere che il delitto non ci sia, ritenendo quindi che effettivamente queste cellule che in potenza diventano senz'altro qualcosa di irripetibile, come sono i suoi nipoti per esempio, siano davvero nulla, il nulla. Il nulla è che dopo 30 settimane la legge dice a quel punto invece bisogna lasciarle stare e godono di tutti i loro diritti. Volevo sapere questo. Bene, grazie. Una bellissima e difficile domanda alla quale rispondo in due fasi. La prima è questa. La prima implica l'altra domanda: quando comincia la vita umana? Allora, le cito un precedente storico. Quando gli ebrei a Roma erano forzati alla conversione, e questo dura fino al 1870, c'erano degli ebrei che, convinti da quello che gli toccava se non si convertivano e dai benefici che potevano avere convertendosi, andavano dal prete, dal sacerdote cattolico, e gli dicevano: padre, io mi converto e chiamo alla nuova religione me, mia moglie Sara e il bambino che lei ha nel grembo. Sa come rispondeva il prete? Parliamo dei primi decenni dell'Ottocento. Rispondeva: bene tu, bene Sara, il bambino no, il feto no, perché il feto non è ancora un essere umano. Così rispondeva. Voglio dire che queste cose cambiano col tempo. Il fatto che oggi si dica che quando lo spermatozoo perfora la membrana dell'ovulo e l'ovulo è fecondato, lì c'è un essere umano, è una dottrina recente che un secolo e mezzo fa non esisteva e che oggi esiste. Quindi è una decisione umana, non è un precetto divino. Per quanto riguarda, questa è una parte della risposta per quanto riguarda la fede, c'è un'altra parte della risposta. Prima ho detto, ma non l'ho detto perché, l'ho detto perché mi sono basato su pareri di clinici, si può cominciare a parlare di essere umano quando c'è almeno accennato, lei lo sa, si vede nelle fotografie terribili che fanno dei feti dentro la pancia della madre, si vede quando si delinea la spina dorsale e le prime terminazioni nervose dalle quali poi viene il sistema nervoso che ognuno di noi ha. Ecco, lì si può cominciare a parlare di essere umano senziente. Prima no. Quella che si chiama la morula, la sa cos'è la morula? Lo dico io perché l'ho letto di recente. La morula si chiama morula perché sembra una mora, la mora di gelso, quella dei campi. Cioè veramente sembra proprio una mora, un agglomerato, cioè una pallina microscopica fatta di cellule. Ecco, quella morula lì viene dopo, adesso non mi ricordo, quindi dopo un certo numero, sono generico, un certo numero di giorni dal concepimento. Quella morula non è un essere umano, non possiamo dire che è un essere umano, tanto meno possiamo dirlo se pensiamo che spesso la donna io non dico sempre perché poi ci sono le professioniste dell'aborto, ma la donna che va ad abortire lo fa per ragioni drammatiche. Un famoso medico col quale parlavo qualche tempo fa mi diceva che lui fa gli aborti spesso con donne in lacrime, che non vorrebbero farlo, ma che le circostanze della vita o una malattia accertata le spinge, le costringe a farlo. Quarta parte della risposta. Lei consideri che in mancanza di una legge, quale quella che abbiamo, severissima, nello stabilire le condizioni nelle quali l'aborto può essere fatto, gli aborti ci sarebbero comunque, gli aborti ci sono sempre stati e ci sarebbero, solo che prima venivano sul tavolo della mammana col ferro da calza per bucare la placenta,
Noi vogliamo che avvenga quando le condizioni ci sono, in un ospedale, con del personale medico all'altezza, non di nascosto in un sottoscala con quella che intasca il denaro e quella che esce tenendosi le budella, diciamo così, sanguinante. Prima che lei, giovane, non lo sa, prima che non ci fosse questa legge, partivano da Genova i pullman delle donne che andavano ad abortire a Nizza. Partivano la mattina, andavano in una qualche clinicaccia di Nizza, abortivano e ritornavano la sera. Noi non vogliamo questo. Noi non vogliamo che, in base alla legge, chi ha le condizioni richieste possa abortire in maniera civile. E se vuole saperlo tutto, visto il calore di questo applauso, caro amico, poi l'aborto non è un obbligo. Se uno non vuole divorziare, non vuole abortire, non divorzia e non abortisce. Non è che lo forziamo a divorziare o ad abortire. È una opzione. E se vuole sapere tutto, visto il calore di questo applauso, si ricordi che quando, prima che venisse approvata la legge, c'era qualche donna che diceva: ma io veramente, finiva in galera. Questo non si può fare. E i medici che oggi fanno gli obiettori di coscienza, ci sono degli ospedali dove il 90% dei medici, sa perché, alcuni lo faranno sicuramente perché non se la sentono, ma molti lo fanno perché fare aborti non porta a nessuna carriera. Il ginecologo che fa aborti fa aborti spesso, tanto più che i suoi colleghi se ne guardano bene. Giorni fa è accaduto a Milano una cosa che mi ha riempito di indignazione. Una ragazza aveva preso la RU-496, che come sai è una pillola abortiva, la quale agisce su... ci sono tre fasi dopo l'assunzione della pillola, per cui viene trattenuta per un giorno in osservazione in ospedale, e alla fine dell'osservazione deve fare un ultimo adempimento che adesso non mi ricordo francamente. C'era un solo medico, era un giorno festivo ed era un obiettore. Non gli ha voluto fare l'ultimo adempimento, interpretando il suo ruolo di obiettore di coscienza fino al fanatismo, tanto che poi la cosa è venuta. Questo ha dovuto chiamare la polizia. A Milano ha chiamato la polizia e quando è arrivata dicendo: non posso uscire dall'ospedale perché quello non mi fa la fase finale del trattamento. Sono arrivati due agenti in corsia, a quel punto si è sparsa la cosa, è arrivato il primario che stava da non so dove, è arrivato di corsa in ospedale pure lui, la faccenda si è risolta e il primario ha detto: quel medico ha sbagliato. Voglio dire, poi capisce? Poi arriviamo a queste cose di fanatismo che neanche nei peggiori paesi islamici. Salve. C'è una signorina qui. Vado. Tenete conto che abbiamo 10 minuti. Senta, volevo una sua opinione in merito al fatto. Io credo in Dio, quindi penso che Papa Bergoglio è veramente un miracolo che ci ha donato il Padre Eterno. Lei che invece... Non sento. Papa Bergoglio? È un miracolo che il Signore ci ha donato. Io credo in Dio, quindi penso che è un miracolo, no? Non me l'aspettavo questa cosa. Lei che invece è ateo, come se lo giustifica, visto che ha detto che nella Santa Sede sono la maggioranza, sono contro Bergoglio? Come sono arrivati poi a nominarlo? Ho capito. Guardi, dire la parola miracolo è molto impegnativa, quindi va usata con cautela. La Chiesa Cattolica, prima, nell'ultima parte del pontificato di Benedetto XVI, era ridotta in una condizione spaventosa, da ogni punto di vista. Pensi,
L'altro giorno hanno fatto santo Wojtyla, va benissimo, poi la Chiesa amministra i suoi santi come crede, ma Wojtyla ha sottovalutato il fenomeno della pedofilia in maniera drammatica, in maniera veramente inerte, è stato inerte davanti al montare dello scandalo, che non era soltanto uno scandalo spirituale. Sulla pedofilia la Chiesa Cattolica America degli Stati Uniti ha dovuto vendere immobili per pagare i risarcimenti danni alle vittime. Cioè era una cosa anche dal punto di vista pratico molto importante. Ecco, Wojtyla aveva altre preoccupazioni e l'ha sottovalutato. Benedetto XVI all'inizio pure è stato inerte, poi la cosa ha assunto una tale dimensione che è dovuto intervenire. Lo IOR, l'Istituto delle Opere di Religione, cioè la banca, si era impelagata in una sella. Lei sa che faccendieri e mafiosi sono passati nello IOR, che era praticamente uno sportello offshore, come si dice, cioè come fosse alle isole Caimane, nel centro di Roma. Sono passati capitali spaventosi dentro quella banca. E Benedetto XVI non sapeva dove mettere le mani. Bertone faceva il bello e il cattivo tempo. Pensi che siamo arrivati al punto che quando il Papa, ecco, poi voglio essere preciso, quando Benedetto XVI annunciò la sua abdicazione, perché si trattava di una abdicazione al trono, l'allora segretario di Stato Tarciso Bertone rimase colpito più di ogni altro. Per la prima volta il Papa prendeva una decisione di quella gravità senza consultarlo e senza nemmeno anticiparla a lui che era il capo del suo governo. Cioè eravamo arrivati a questo, che il sovrano sia abdica e non lo dice al suo capo del governo, al suo primo ministro, che era il cardinale Bertone. Cioè uno scollamento totale. Allora, perché non, forse lei dice un miracolo, va benissimo, lei può dirlo. Io no, io dico che un po' di coscienza da parte dei cardinali c'è stata a eleggere uno come Bergoglio, che ha fatto il suo apprendistato sotto i colonnelli in Argentina e quindi aveva, diciamo così, le spalle robuste, e che è giovane, in salute, allegro, è un uomo molto allegro, si vede, molto ottimista. Lo dice anche il titolo del suo libretto, La gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium. E quella è una cosa, è una dichiarazione. Il titolo di quel libretto è una dichiarazione di intenti. E quindi hanno pensato che quello fosse, e hanno pensato bene, il Papa giusto. Forza ragazzi. No, vabbè, urli, poi lo ripeto io. Si sente? Ok. Un parere riguardo una domanda che ogni tanto mi faccio io, però non riesco a darmi una risposta. Siccome io mi sono avvicinato, diciamo, alla storia delle religioni anche attraverso alcuni suoi libri, e poi ho fatto una mia ricerca. Così, okay. né più lontano né più vicino. Così. Ok, perfetto. E poi ho fatto una mia ricerca, diciamo, a ritroso fino all'Antico Testamento. E da lì, diciamo, impegnativa come cosa? Sì, però interessante, perché senza ombra di dubbio si capisce che le tre religioni monoteiste sono state costruite a tavolino. Ora mi chiedo, è un po' provocatorio, la faccio stretta, però so che lei mi capisce benissimo. A differenza di ogni altra organizzazione, sia politica che militare, quelle religiose esistono da millenni. Esistono? Da millenni. Sì. Quindi io mi chiedo, ma secondo lei, lasciando stare l'Islam o i rabbini per quanto riguarda gli ebrei, i capi dello Stato Vaticano sono credenti? Ma dove sono? Ma dove mi avete portato? Non lo so. Beh, come faccio a rispondere a una domanda del genere? Beh, ci sono stati dei papi felloni. Non si dimentichi che Dante mette all'inferno Bonifacio VIII quando Bonifacio VIII era vivo.
altro che la vignetta satirica sul Corriere della Sera. Quello lo mette all'inferno e Bonifacio VIII era vivo, quindi chiaramente lo danna. Del resto non c'è solo Bonifacio VIII che merita quella, ce ne sono tanti che meritano quella attualmente. No, non mi può chiedere una cosa del genere, guardi, con tutta la buona volontà. Non posso, è una domanda, darei una risposta. Non voglio essere riguardoso nei confronti di nessuno, tantomeno di... Guardi, i papi sono dei poveretti, questa è la verità, perché si caricano sulle spalle un peso tremendo, tremendo. Per esempio il Ratzinger chiaramente non ce la faceva, a parte l'età e la salute negli ultimi tempi, ma chiaramente non ce la faceva. Perché lui è un uomo di studio, di monastero, di riflessione, suona il pianoforte, chiama Georg Ganschwein a fargli compagnia. Non è un uomo che esce su un balcone e parla alle folle. Quindi soffriva come un cane. Il polacco invece era un guerriero. Il polacco era un guerriero e parlava alle folle, parlava ai mafiosi in Sicilia. E li ammoniva, agitava una frusta, mafiosi, convertitevi, vi ricordate quella maledizione che lanciò in Sicilia, bellissima, terribile, proprio biblica, eh? Lì per lei che studia l'Antico Testamento, quella era una cosa degna non del Vangelo, che è un po' così, ma della Bibbia, dei libri più energici della Bibbia. Mi fermo. Chiudiamo qui, grazie, però no, le volevamo dare la prima copia, prima di stampa del nuovo libro di Augias. Che bella sorpresa. È un dono di? Oh, Ottavio Di Brizzi, vedete in questo signore con la barba, venga qua, bene. Questo signore è uno dei più brillanti editor della casa editrice Rizzoli. Grazie. Facciamolo vedere, no? Ecco, questa è proprio la prima. La primissima copia. Quindi proprio la regaliamo noi a lei. Grazie. Sì. Grazie Arianna. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Grazie. Levati. Ma certo che lo sapevo.